Buongiorno da Istanbul, oggi è l'ultimo giorno, qui l'ultimo giorno pieno, qui in Turchia, qui a Istanbul, che domani vado a Tessalonica, Grecia. In questo momento sono a Balat, che è uno dei quartieri più antichi di Istanbul, infatti ci sono chiese, sinagoghe, moschee, e la particolarità è che uno dei quartieri forse più conservatori di Istanbul, ma allo stesso momento è anche una zona che è diventata abbastanza trendy e famosa grazie soprattutto a queste case colorate che ci sono nel quartiere, che attraggono tanti turisti per farsi la foto, e poi anche tanti localini che sono nati qui intorno proprio perché è diventata una zona che attrae i turisti. Davvero molto molto carino questo quartiere, che c'è un po' di tutto, le case colorate, edifici architettonici antichi, negozietti di ogni tipo, molto carino. Qual è il dolce più famoso in Turchia? La baklava, che io adoro, e sono stato bravissimo perché non ne ho ancora mangiato fino a oggi. Passavo di fronte alle vetrine delle pasticcerie con la lacrimuccia che mi scendeva e dicevo: non lo devo mangiare, non lo devo mangiare. Oggi è il mio ultimo giorno, per cui mi sono ordinato questa meravigliosa baklava con un po' di gelato. È la mia colazione pranzo. Senti quando la tagli, il rumore meraviglioso. Baklava e gelato. Mamma mia ragazzi, c'è un sacco di gente a cui non piace la baklava perché è troppo dolce, questa sfoglia con noci o pistacchio e questo sciroppo dolce di miele, zucchero, è obiettivamente molto dolce, però ha questa consistenza crunchy, rustica, poi mischiato con il gelato è il paradiso in terra, un bambino felicissimo.